Dieta keto menù 7 giorni. So che hai cercato questa parola chiave su Google, ma ti spiego perché stai cercando la cosa sbagliata. Seguimi. Ciao, sono il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista, e oggi parliamo di una parola chiave che ho scoperto essere tra le più cercate online sul riguardo alla dieta chetogenica, ovvero dieta chetogenica menù 7 giorni. Quindi cosa cerca la persona che digita questa parola? Cerca semplicemente degli esempi, un menù tipo che può seguire, da cui può prendere ispirazione per quanto riguarda la dieta chetogenica e appunto un menù settimanale da seguire. Allora, faccio qualche piccola riflessione su questo tema perché spero di persuaderti a non fare questo tipo di approccio e questo tipo di ricerche, ma soprattutto a cercare quello che davvero interessa a te per iniziare o per continuare una dieta chetogenica e ottenere i risultati che vuoi. Anzitutto, il menù 7 giorni è un menù che, se troverai qualcosa online di questo tipo, è un menù che certamente non è fatto per te, ma è fatto come dieta di esempio da cui puoi prendere ispirazione per quanto riguarda magari quali alimenti vanno bene e quali no, anche se anche questo punto è da definire. Perché? Perché non è detto che quel tipo di alimenti vadano bene per te. Se hai intolleranze, hai allergie, hai problematiche di salute che non ti consentono di usare certi alimenti e magari non sai neanche che non devi usare certi alimenti in quel caso, certamente questo menù quindi ha già parecchie crepe che vanno gestite sul tuo caso specifico. Non tiene conto del fatto di fare esercizio, del come dormi, del come va l'intestino, come gestisci la tua parte gastrointestinale, quindi se hai una buona motilità intestinale, se digerisci bene tutto e così via. E dunque ci sono tante cose che in un menù 7 giorni già che troverai online non vanno bene. Inoltre, un menù di 7 giorni ti servirà poco. Perché? Perché è un menù che non solo in 7 giorni non ti darà molto dal punto di vista dei risultati. Ricordiamoci che abbiamo una fase iniziale della dieta chetogenica che è il cosiddetto keto adattamento, che dura circa 20 giorni. Ed è il motivo per cui inizia la chetogenica vera dopo i primi 20 giorni, non termina a 20 giorni come molti propongono in tema di approccio alla keto. E quindi nei primi 7 cosa succede? Avrai tutte quelle noie che la chetogenica ci porta nei primi giorni, quindi puoi avere spossatezza, mal di testa, difficoltà proprio di energia, di concentrazione, che ovviamente andranno a risolversi nelle settimane successive, ma che ovviamente non ti daranno grandi risultati in termini estetici se non una transitoria perdita di acqua che è un po' tipica dei primi giorni della chetogenica. Quindi certamente questo menù 7 giorni può darti questo tipo di risultato, ma non può darti un risultato concreto in termini di perdita di grasso, perché in 7 giorni non si può perdere anche proprio fisicamente granché in termini di chili di grasso. E magari non solo hai cercato questo, ma ti hanno anche venduto un piano settimanale personalizzato con pochi spiccioli. Questo è un altro errore enorme, perché ovviamente quel piano non è personalizzato per te, anche se hai inviato peso e altezza, ma è un piano che è standardizzato e che viene generalmente venduto sostanzialmente a tutti più o meno allo stesso modo. Lo so perché ho avuto diversi feedback da pazienti che hanno fatto questi acquisti e di fatto la dieta era molto spesso la medesima o quasi. Dunque, attenzione anche qui a cercare la scorciatoia e a comprare un menù a basso costo. Perché? Perché non sarà fatto per te, semplicemente, perché nessuno ti ha ascoltato, nessuno ti ha chiesto delle domande importanti che vanno chieste, nessuno ti ha fatto un'anamnesi, nessuno ha messo la testa sulla tua situazione e ha creato un piano idoneo alle tue caratteristiche. Dunque, non solo ti invito a non cercare un menù di esempio, un menù da seguire standardizzato, ma ti invito a imparare da sola cosa devi mangiare e quanto devi mangiare e in che modo devi mangiare. E per fare questo abbiamo tantissime risorse sul mio canale YouTube, c'è il gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica che conta ormai quasi 80.000 iscritti, dove ogni settimana abbiamo la diretta Facebook gratuita il giovedì alle 21, dove rispondo io e la dottoressa Bazzoli, rispondiamo alle tutte le domande sulla chetogenica. C'è un gruppo in fermento costante dove puoi fare domande e avere delle risposte esaustive. E dunque non cercare la scorciatoia col menù, cerca di imparare le basi che poi ti porterai avanti per una chetogenica che può essere fatta in maniera molto più interessante e molto più efficace rispetto a un menù a cui dai il valore che dai e che ti può dare risultati molto parziali e molto standard.
per definizione, in quanto un menù non fatto per te. Se ti è piaciuto questo video metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Commenta qui sotto se hai avuto esperienze in merito e se hai provato un menù di questo tipo e che risultati ti ha dato. Ci vediamo al prossimo video!